scusa, ma il problema del microfono, ho dimenticato di dirvi una cosa importante. È abbastanza fresca nella memoria l'immagine dei sindaci di centrodestra che qui sfilavano a Guardia Grele in difesa dell'ospedale di Guardia Grele, dei pullman. Sempre in quel verbale in cui vi ho detto che non c'era nessuno del comune di Guardia Grele, non c'era nessuno neanche del comune di Fara San Martino e non c'era neanche nessuno del comune di Ossogna. Quindi vedete che ottenuti i posti che volevano avere sono scomparsi tutti quanti. Il Ponte Avani, il Ponte Avani ha da fare per le prossime regionali, il buon Micucci deve farsi fotografare per l'inaugurazione della fiera, perché mentre l'ospedale chiude lui taglia nastri altrove. E soprattutto la cosa che più mi ha fatto male è vedere che qui sono un anno e mezzo ormai che non si vede più un rappresentante di centrodestra sulla questione dell'ospedale, ma sono venuti in massa per tagliare il nastro dell'isola ecologica di Via Orientale, perché per questa amministrazione sono più importanti i rifiuti che la salute dei guardesi, e questa è veramente un'offesa che non dobbiamo farci passare senza rifletterci e senza chiedere cose. Buongiorno. Non va. Peppi, prova a cagna. Ciao, il buongiorno. Buongiorno, molto brevemente vorrei ricordare che si parla anche di politica, quindi se qualcuno si lamenta che c'è un taglio di 500.000 euro per i finanziamenti al comune di Guardia Grele, sarebbe anche il caso di ricordare che quel finanziamento ridotto è causa di quello stupendo esempio di federalismo fiscale che è uno degli obiettivi almeno dichiarati di questo bel governo di centrodestra che abbiamo. Però, lasciato da parte questo, mi interessa soprattutto chiarire un dettaglio, ma non per polemica, per carità. La polemica si fa sempre in due, da soli non si fa mai. Il punto è che quello che noi abbiamo cominciato a fare a Guardia Grele, per quanto qualcuno dall'espressione un po' superficiale, quasi aristocratica, voglia far pensare il contrario, è qualcosa che si è diffuso per l'Italia e soprattutto per l'Italia centro-meridionale. Perché vedete, dopo che abbiamo costretto il governo Berlusconi a scrivere un articolo nella finanziaria che dice che siccome è il meno capace il presidente della regione Abruzzo ha poteri più larghi delle altre regioni commissariate, ebbene, dopo che abbiamo anche costretto la ASL a non fare nulla più di scritto, ma a mandare segnali di fumo quando si deve decidere qualcosa, ebbene, Simone non lo dice perché evidentemente è modesto, il problema Guardia Grele è diventato il punto di riferimento per ATRI, perché quello che succede a ATRI succede sulla scorta di quello che è successo a Guardia Grele, e quindi Simone ve l'ha già detto, ma ve lo ripeto io, evidentemente se ne è preoccupato lui. Agnone, laddove evidentemente il subcommissario è diverso dal subcommissario Baraldi, Anagni nel Lazio, Subiaco, Porto Cesario e Praia a Mare. Evidentemente uno non cerca visibilità qua, perché la visibilità, soprattutto Simone, se l'è meritata altrove. Quindi il discorso banale è un discorso che si lascia tranquillamente da parte. Il punto di fondo qual è però? Che qua nessuno dice che non esiste neppure un piano del fabbisogno, nessuno dice che cosa sarà scritto nel prossimo piano sanitario regionale, nessuno, se non noi, e lo dico
con orgoglio, si preoccupa di anticipare quelle che saranno mosse decisamente scontate da parte di altri, perché qua è diventato uno sceno balletto. Immaginate il balletto per l'ospedale di Lanciano nuovo con 300 posti letto, quando a Lanciano non saranno dati neppure 200 posti letto probabilmente. E allora, vedete se parla più qualcuno di Asessa, per esempio. L'ospedale si fa in Val di Sangro, così l'ospedale di Val di Sangro risolve i problemi del campanile di Atessa, del campanile di Casoli e del campanile di Lanciano. Qua si sta giocando con la pelle della gente e soprattutto un periodo nel quale, guardatevi in giro, ma io a Pescara, a Lanciano, escono fuori ambulatori polispecialistici, istituti diagnostici italiani, poliambulatori, dove la regola fondamentale, come per gli istituti radiologici efficienti e per tutto il resto, è pagare cash, cioè tirare immediatamente i soldi dalla tasca, quando evidentemente le stesse cose potrebbero essere fatte anche. Allora, se noi insistiamo, perché vedete, vi abbiamo sempre detto che il rischio fondamentale è quello dell'eutanasia. Ora, si può dire tutto al sindaco Palmieri, ma almeno sulla carta qualcosa c'era scritto. C'era scritto 1+1+1+1 e la somma non era 0. Adesso gli addendi e la somma sono ugualmente 0 e rispetto a questo 0 non c'è nulla da dire. Però vedete, le campagne elettorali sono un momento, determinano un'azione emotiva. Il problema fondamentale che bisognerebbe capire che non è tanto importante vincere quanto meritare la vittoria, perché se poi gli argomenti sui quali si è costruita la propria vittoria vengono tranquillamente illusi, la faccenda diventa drammatica per chi magari ha creduto. E vi faccio, oltre all'ospedale, altri due esempi. Altri due cavalli di battaglia sono stati il piano regolatore e i cosiddetti piani di recupero urbano. Ora vedete, se a me non fosse piaciuta la forma del piano di recupero urbano, io avrei detto se vinco li cancello, e quindi mi assumo la responsabilità politica, perché un articolo della 241-90 me lo consente, mi assumo la responsabilità di cancellarlo e quindi decido altrimenti. Invece no, evidentemente l'Annibale della situazione urbanistica abruzzese, o chi per lui, ha deciso prima di aspettare 6 mesi prima di pubblicare i piani di recupero urbano, poi ha aspettato la pubblicazione del piano con le conseguenti osservazioni e una volta lette le osservazioni decide, e prima di farlo lo scrive, decide di ritirare, come se ritirare un atto di programmazione urbanistica fosse qualcosa di perfettamente normale. Uno potrà anche essere d'accordo nel merito di quella scelta, ma quella scelta si fa seguendo non una forma precisa di richiesta, che può essere anche discutibile sul piano della legalità, ma assumendosi responsabilità politica. Però sapete quando probabilmente vi troverete di fronte alla realtà più autentica? Quando si parlerà del piano regolatore. Vogliamo scommettere che per quanto riguarda il piano regolatore, per il quale ci sono più di 272 osservazioni, alla fine si dirà che ci dispiace, noi avremmo voluto accontentare le vostre osservazioni, ma probabilmente non siamo nella possibilità di farlo, perché evidentemente la trasparenza amministrativa indica un nostro grado di coinvolgimento e probabilmente se votassimo le vostre osservazioni potremmo incorrere nell'ire della giustizia. Io mi auguro che questa non sia la scelta dell'amministrazione di Guardia Grecia, ma se questo dovesse verificarsi si tratterebbe evidentemente di un modo decisamente poco corretto di condurre prima una campagna elettorale e poi di gestire la forma amministrativa. Però questo, ripeto, è qualcosa da venire. Quello che noi vi chiediamo di continuare a fare, e continuiamo a ringraziarvi per questo, è di tenere alta l'attenzione, perché vedete,
Ora, una volta succedeva solo il 68 in Francia con la fantasia al potere, qua con la fantasia al potere si è arrivati al punto di distruggere il sistema di emergenza urgenza, per cui provate a chiedere in giro per il mondo qual è la struttura del 118, provate a rendervi conto direttamente o indirettamente di quelli che sono i buchi in questo sistema moderno della dottoressa Barale. E allora, continuando a vigilare, teniamo conto anche di un altro piccolo dettaglio. Vedete, fra qualche giorno il presidente Chiodi assieme al ministro Fazio andrà a Chieti a dire e ad illustrare il percorso che questa regione, grazie ad un'illuminata guida teramana, ha condotto dalla palude della vecchia gestione agli splendori della nuova. Probabilmente mentre Chiodi va a Chieti gli arriverà una notizia da parte del governo che gli dirà che forse qualche legge che lui come al solito ha scritto male gli è stata osservata, per cui è bene che invece di fare assemblee si preoccupi di rifare bene i conti, perché qua gli unici conti che riescono sono quelli che cadono soltanto sulle spalle dei cittadini abruzzesi. Grazie. Lasciarvi solo 10 secondi per dire qualche informazione in più riguardo all'incontro di cui parlava Angelo Orlando. L'incontro si terrà al Teatro Marrucino venerdì 28 alle 16.30, presenti Chiodi e il ministro Fazio, e si intitola dal piano di rientro al piano di sviluppo, quindi oltre al danno anche la beffa. Io credo che bisogna andare per ascoltare e probabilmente anche per dire qualcosa a questi signori, se si riesce. Grazie.